nostri corpi, perché possiamo rendere lode al Signore del dono della sua misericordia. Ci siamo già preparati personalmente, anche con la confessione, qualcuno per ragioni di servizio lo farà anche nei prossimi giorni. L'importante è ora vivere questo momento di preghiera per il Santo Padre, ma anche pregando gli uni per gli altri, perché il nostro servizio sia sempre un servizio generoso, appassionato e vissuto nella carità e nel servizio. Due indicazioni di come si svolge la nostra celebrazione. Dopo qualche istante di silenzio, il Cardinale Presidente Bertello introdurrà con il segno della croce, ascolteremo un brano del Vangelo. Ancora qualche istante di silenzio, poi inizieremo il nostro pellegrinaggio verso la cattedra, verso la basilica, passando dalla Porta Santa. Inizierà la croce, seguirà dopo la croce Sua Eminenza il Cardinale con Monsignor Vergez e gli altri vescovi, i sacerdoti, i comandanti, gli ufficiali e le guardie svizzere e i gendarmi. Saremo a due, sempre un gendarme e una guardia svizzera insieme. Così anche la posizione dentro la basilica sarà sempre composta nello stesso modo, gli uni accanto agli altri. Quando entreremo in basilica inizierà la celebrazione della parola, presieduta dal Cardinal Parolin. Ascolteremo la parola di Dio. Pregheremo insieme con il Salmo, ci sarà una meditazione di Sua Eminenza. Dopo la meditazione faremo un piccolo gesto che dovrebbe essere un gesto significativo per ciascuno di noi. Riceveremo un rosario dalle mani del Cardinale, quindi ci metteremo in fila davanti come quando si va a fare la comunione, si riceve questo dono. Una volta ricevuto il dono, siete invitati a scambiarvelo con il vicino, quindi il gendarme e la guardia svizzera se lo scambiano, sempre uno a uno anche durante il dono. Poi ritornate al vostro posto, cominceranno anche qui sempre gli ufficiali, il comandante, gli ufficiali, poi tutti gli altri. Poi continuerà la nostra celebrazione con la preghiera dei fedeli e la benedizione finale. Ecco, questo è un quanto lo schema. Herzlich willkommen, bienvenue à tous. Je dis brièvement en français et en allemand comment la célébration maintenant, comment nous célébrons ce moment. Wir werden jetzt in Prozession über den Petersplatz gehen, dann durch die heilige Pforte hinein in die Basilika. Kardinal Bertello, der diese Prozession vorsteht, wird sie beginnen mit dem Kreuzzeichen. Darauf hören wir einen Text aus dem Evangelium und danach wird ein Psalm vorgetragen. Wir beten die Gebete, die Ablassgebete, das Credo, das Vaterunser, das Gegrüß seist du Maria und das Ehre sei dem Vater. In der Basilika wird dann diese Feier stattfinden. Kardinal Staatssekretär Parolin wird dieser Feier vorstehen. Ein Wortgottesdienst, gibt einen Psalm, eine Lesung, die Predigt des Kardinals und danach wird ein Zeichen übergeben, einen Rosenkranz. Jeweils wird ein Gardist einem Gendarm und ein Gendarm einem Gardist den Rosenkranz dann überreichen. Der Kardinal wird zuerst den Rosenkranz den beiden Kommandanten geben. Nous commençons ici avec la procession et nous entrons par la basilique, la porte sainte, après le signe de la croix, ici, nous écoutons un texte de l'Évangile.
Et puis la procession continue. Nous prions un psaume. Et dans la basilique, il y a la célébration de la parole. Important, c'est seulement que après l'homélie du cardinal, ce signe, le chapelet, serait donné du cardinal au commandant et les commandants le donnent. Et puis, chacun, un garde, le donne à un gendarme et un gendarme au garde. Remercions le Seigneur pour cette occasion de grâce. Prions le Seigneur qu'il nous donne sa miséricorde et que nous pouvons vivre vraiment cette miséricorde et recevoir la miséricorde. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Misericordia, Domine, in eternum canta. Lascerà vacillare il tuo piede.
non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Misericordia, stormi. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Misericordia, Domine, in eternum cantavo. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Misericordia, Domine, in eternum cantavo. E ora rinnoviamo la nostra fede con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Eminenze ed eccellenza reverendissime, cari gendarmi, care guardie, siamo riuniti nella Basilica di San Pietro per celebrare il giubileo dei due corpi di sicurezza vaticana in occasione dell'anno santo della misericordia, solennemente inaugurato da Papa Francesco l'8 dicembre dell'anno scorso. Fino ad oggi abbiamo potuto vivere la misericordia di Dio grazie ai numerosi giubilei e alle cerimonie presiedute durante il nostro servizio. Questa sera, su iniziativa dei cappellani Don Sergio e Don Thomas, abbiamo la possibilità, attraverso questa liturgia delle parole, generosamente presieduta dal Cardinale Segretario di Stato, Sua Eminenza Pietro Parolin, di vivere insieme questo momento importante. Tutti noi dovremmo essere consapevoli della rilevanza di questa celebrazione e dell'immenso regalo che il Santo Padre ha voluto donare alla Chiesa Cattolica. Nella catechesi, durante le udienze generali e giubilari e l'omelia delle messe, Papa Francesco ha voluto porre l'attenzione sulla misericordia di Dio. Dio è misericordioso e lo ha dimostrato di fatto rivolandola a Suor Faustina, Apostolo della misericordia. Non è solo necessario affidarsi alla misericordia di Dio, ma giungere ad una conversione personale e diventarne testimoni. Nel quotidiano, a casa, con le nostre famiglie e soprattutto durante il servizio, abbiamo la possibilità di tradurre in fatti la misericordia attraverso l'amore per il prossimo e la disponibilità ad aiutare. Domenica scorsa Papa Francesco ha inserito nel libro dei Santi il nome di Madre Teresa di Calcutta, un'icona della misericordia. In ogni singola persona, prima di tutto negli anziani e nei poveri, negli affamati e negli assetati, negli ignuti e nei trascurati, nei falliti e nei moribondi, ella ha riconosciuto il volto del Signore e attraverso l'aiuto concreto, l'amore e un sorriso, ha saputo ridare loro la dignità umana. Proviamo anche noi ad intraprendere un nuovo cammino. Cerchiamo di accogliere con un sorriso i nostri colleghi di lavoro, i collaboratori del Vaticano, i pellegrini venuti da lontano. Vedrete come anche un piccolo gesto può cambiare il mondo. Vorrei infine concludere con una citazione di Madre Teresa che recita: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.
Preghiamo ora il Salmo, lo preghiamo a due cori, il coro qui comincia e poi il versetto seguente sarà recitato dal coro a sinistra e così si continua. Di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi hai concepito mia madre. Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergi i corali di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli il tuo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con un spirito generoso. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera trasazione. Allora ignoreranno i vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, rivestitivi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Eminenza, eccellenza, cari cappellani, signori comandanti della Guardia Svizzera e della Gendarmeria Pontificia, care guardie svizzere, cari gendarmi, fratelli e sorelle in Cristo. La Basilica di San Pietro, sorta sul luogo del martirio del Principe degli Apostoli, è uno spazio riservato alla devozione dei fedeli e all'ammirazione dei turisti che si trovano dinanzi ai capolavori del Bernini e di Michelangelo. Per voi, care guardie svizzere e cari gendarmi, questi ambienti sono anche un luogo di lavoro, dove svolgete le vostre importanti funzioni per assicurare ordine, tranquillità e decoro. Questi beni, ordine, tranquillità e decoro, sono, per così dire, silenziosi, perché nel momento in cui sono presente non si notano. Ad alcuni sembrano addirittura sorgere spontaneamente, mentre sono il risultato della lealtà, dedizione, professionalità e spirito di sacrificio di tante persone, di tutte le persone che con il loro lavoro quotidiano garantiscono la sicurezza all'interno dello Stato della Città del Vaticano, specie in tempi nei quali occorre la massima vigilanza. Oggi, tuttavia, mentre la Chiesa celebra la memoria della Natività di Maria Vergine, siete qui per una sosta, per accostarvi ad una sorgente d'acqua pura e riprendere il cammino con più slancio e più sicura speranza. Siete qui per un momento di preghiera e di riflessione, per cibarvi della parola di Dio e per rinsaldare la vostra fede. Vi siete preparati con gli esercizi spirituali e la preghiera individuale e comunitaria e con il sacramento della confessione celebrato individualmente. Qualche momento fa avete compiuto un gesto molto significativo. Avete varcato una soglia, avete attraversato la Porta Santa.
Sono bastati pochi passi per entrare, per compiere un rito che caratterizza il giubileo straordinario della misericordia, voluto con spirito profetico dal Santo Padre Francesco. Forse, vivendo ed operando ogni giorno in questi ambienti, questo gesto vi può sembrare fin troppo semplice e facile da compiere, e risulta difficile vederne immediatamente la reale portata. Cari amici, varcare quella porta significa confessarsi peccatori davanti a Dio e nello stesso tempo proclamare che la sua misericordia ed onnipotenza sono tali che Egli, di fronte al più piccolo gesto di riconoscimento di chi noi siamo realmente. E noi, come affermava il nostro padre nella fede, Abramo, siamo polvere e cenere davanti al Signore, polvere e cenere. Quindi di fronte al riconoscimento di chi noi siamo realmente e di fronte al riconoscimento di chi Dio è realmente, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, come Egli stesso si è rivelato a Mosè, ecco, di fronte a questo gesto di riconoscimento il Signore risponde largamente, generosamente, con la ricchezza del suo perdono, donandoci una novità di vita insperata e la possibilità di rialzarci e rimetterci in cammino. Direi, cari fratelli, che il Signore non aspetta altro che questo gesto di riconoscimento, non aspetta altro che un atteggiamento di umiltà per correrci incontro, come fece il Padre misericordioso nei confronti del figlio prodigo, e per renderci graditi ai suoi occhi, come capitò il pubblicano che in fondo al tempio, battendosi il petto, esclamava: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». E noi abbiamo compiuto questo gesto proprio ripetendo anche il Salmo 50: «Nel peccato sono stato concepito». Ecco, la mia natura profonda è quella di non esserti infedele, Signore. Il racconto del pellegrino russo, un bel libretto di spiritualità orientale, suggerisce la preghiera da ripetersi come un rosario, al ritmo del respiro. E questa preghiera dice così, forse qualcuno di voi già la conosce perché magari avrà letto quel libretto: «Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore». E Papa Giovanni Paolo I, nell'udienza del mercoledì 6 ottobre 1978, uscì con queste riflessioni circa l'umiltà. «Io rischio di dire uno sproposito, ma lo dico. Il Signore tanto ama l'umiltà che a volte permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restano umili. Non vien voglia di credersi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze. Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi inutili. Invece la tendenza in noi tutti è piuttosto al contrario, mettersi in mostra, bassi, bassi, è la virtù cristiana che riguarda noi stessi». Varcare la porta santa significa lasciare fuori dalla casa del Signore e dalla nostra coscienza il male, la corruzione, il mondo del peccato, la vana pretesa di poter vivere come se Dio non esistesse, lontani da Lui, senza fargli spazio nella vita reale e concreta, personale, familiare, professionale e sociale. Significa inoltre
compiere un gesto profondamente ecclesiale, comunitario, perché non siamo entrati singolarmente, quasi privatisticamente, ma insieme ai vostri colleghi e accompagnati dai sacerdoti ai quali è stata affidata la vostra cura pastorale. Varcare la soglia della Porta Santa ci mette in stretta relazione con tutti coloro che nel corso dei secoli, fin dal primo giubileo, hanno compiuto questo gesto e in solidarietà con i defunti ai quali possiamo applicare l'indulgenza plenaria. Varcare la Porta Santa è un atto di fede, di carità e di speranza che apre ad un rinnovamento della vita e a una più convinta sequela del Signore. Il vostro gesto manifesta infine che tutti abbiamo bisogno di sostare ai piedi della croce, di meditare la parola di Dio, che ogni essere umano ha bisogno della consolazione e della misericordia divina, che tutti siamo nelle mani di Dio. Nel brano del Vangelo di Giovanni, letto prima di fare l'ingresso in Basilica, Gesù risorto incontra i discepoli. È una scena veramente impressionante. Da una parte si vedono i discepoli timorosi che possa accadere a loro qualcosa di simile a quello che è accaduto al loro divino Maestro, pieni di paura verso una possibile persecuzione. Dall'altra parte Gesù, del tutto superiore alle leggi della natura, entra mentre erano chiuse le porte e dice per due volte ai suoi più stretti collaboratori: pace a voi. Egli quindi mostra loro le mani e il fianco perché non vi sia alcun dubbio sul fatto che la risorto è la medesima persona che venne crocefissa, e quindi affida loro la missione e gli conferisce il potere per compierla. Lo Spirito Santo è il potere di perdonare i peccati. Voi, cari gendarmi e care guardie svizzere, avete una duplice missione. La prima è quella di rafforzare la vostra fede in Cristo risorto, in modo da aprire, anzi spalancare a Lui la porta del vostro cuore e permettergli di portarvi la pace, quella autentica e profonda che proviene dal sapersi amati e riconciliati con Dio. E la seconda missione è quella di svolgere al meglio delle vostre possibilità i compiti che vi vengono affidati. Perché questo possa accadere, è necessario mantenere la giusta fierezza per il fatto di essere scelti per un compito delicato, che va realizzato con alto senso di responsabilità, e d'altro canto riconoscere che, nonostante la nostra buona volontà, non sempre tutto potrà essere come dovrebbe, che il limite delle situazioni e delle persone rendono necessario quello che l'Apostolo Paolo raccomandava ai Colossesi, vale a dire rivestirsi di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandoci a vicenda e perdonandoci gli uni gli altri. Questi sentimenti tuttavia non possono sorgere e rafforzarsi soltanto come conseguenza di uno sforzo umano, dell'impegno e della buona volontà. Affinché davvero crescano e trovino stabile dimora, occorre ancora una volta rivolgersi al Signore nella preghiera e nell'ascolto della Sua voce. Fra poco riceverete in dono il Santo Rosario. Rivolgetevi fiduciosi alla Vergine Maria, presentate a lei i vostri desideri e le vostre difficoltà, le vostre gioie e le vostre speranze. Fate uso del rosario per le vostre necessità e nelle prove. E vi devo dire che mi fa tanto piacere, vedere qualche volta qualcuno di voi, senza togliere nulla ai doveri del suo compito, mentre sta lì facendo la guardia, eccetera, sgranare il rosario. È un grande esempio anche per me e per tutti quelli che si accorgono di ciò. Quindi continuate, e tutti, a far uso del rosario. Quello che la tradizione considera il massimo poeta italiano, Dante Alighieri, nel canto
33esimo del Paradiso, affermò che tale è la grandezza e il potere di Maria che chiunque desiderasse una grazia e pretendesse di non ricorrere a lei, per sua disgrazia è come se volesse volare senza ali. La più grande saggezza umana è riconoscere che siamo bisognosi dell'aiuto divino, della sua grazia, e che Maria è la porta della grazia, colei che ci conduce al suo Figlio e gli presenta le nostre necessità. Il rosario è una preghiera tanto semplice quanto potente. Non pensate che Dio ci chieda cose molto complicate o che sia necessario attraversare i mari per trovare alla fine di chissà quale impegnativa e spossante ricerca qualche frammento di verità e qualche barlume divino. Si può anche camminare in una strada polverosa o rimanere nella propria casa e con la recita del Santo Rosario entrare nel cuore di Dio. Il Signore trasforma il mondo mediante cose semplici in cui si rivela la sua potenza. Il pane e il vino eucaristici, qualche parola di vita, un piccolo rosario e una porta santa da attraversare sono le armi di Dio, disponibili e alla portata di tutti, apparentemente deboli eppure più forti di ogni astuzia umana e di ogni ostacolo. Vi auguro, care guardie svizzere, cari gendarmi, di utilizzarle con frequenza, di farle diventare il vostro arsenale segreto per difendere voi e le vostre famiglie da ogni male e da ogni disgregazione e per avere quella forza e costanza necessarie a svolgere bene i vostri compiti. E così sia. In una lettera ai gendarmi, l'anno scorso il comandante dottor Gianni ribadiva il fatto che stiamo attraversando un periodo storico delicato, dove le quotidiane minacce e la precarietà del sistema lavoro insidiano la società civile nella quale siamo chiamati ad operare. In questo particolare contesto, avete sempre risposto con encomiabile spirito di sacrificio ad ogni richiesta, segno che vivete questo lavoro come una vera e propria missione condivisa. Mentre il 6 maggio scorso il comandante della Guardia Svizzera, il colonnello Graf, ha parlato dell'arma potente del Santo Rosario, disse tra l'altro: è importante che ritroviamo la via della preghiera, soprattutto la preghiera del Rosario. La nostra vita, le nostre opere e le nostre azioni sono nelle mani di Dio. Dio ci usa come strumenti per scongiurare il male in alcune situazioni. Per questo servono una fede salda, fiducia in Dio e preghiera. Come segno di aiuto reciproco e di comunione tra tutti, ricevete ora l'arma del Rosario e poi scambiatela tra di voi come segno di unità e di collaborazione.
Unità e collaborazione tra le guardie svizzere, tra i gendarmi, con i vigili del fuoco, con gioia, con dedizione, con amore. Facciamolo anche con i colleghi che in questo momento sono poi in servizio e incontrandoli possano sentire questa unione e comunione con tutti noi.
Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Per il Santo Padre Francesco. Der Herr behüte und beschütze ihn. Er lasse ihn gesegnet sein auf Erden und bewahre ihn vor dem Bösen. Per i due corpi di guardia, la Gendarmeria e la Guardia Svizzera Pontificia. Hilf uns, den Dienst gut und gewissenhaft zu verrichten, in Treue zu unserem Versprechen. Per la pace nel mondo. Seigneur, nous te prions de faire croître la paix en nous et autour de nous. Soutiens les responsables politiques afin qu'ils soient enclins à des pensées de paix. Per i perseguitati. Seigneur, donne-leur de la force dans leur témoignage, aide-les à être fidèles et sois avec eux dans toutes les épreuves. Per chi è nel peccato. Wir bitten dich, Herr, die Bekehrung der Herzen. Hilf allen, deine Barmherzigkeit anzunehmen. Per chi è in necessità. Seigneur, nous te prions de nous donner un cœur ouvert à tous ceux qui traversent des moments difficiles afin que nous sachions aider ceux qui en ont besoin. Per i nostri defunti. Schenke unseren lieben Verstorbenen das ewige Leben. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Eminenze reverendissime, eccellenza reverendissima, cari e reverendi cappellani, cari padri, signor colonnello, carissime guardie svizzere, carissimi gendarmi e carissimi vigili del fuoco. Nel ringraziare il Signore che ci ha dato l'opportunità di celebrare oggi il giubileo della Guardia Svizzera Pontificia e della Gendarmeria, mi faccio interprete dei comuni sentimenti di tutti i presenti per porgerle, Eminenza, viva e sincera riconoscenza per aver presieduto questa liturgia, ma soprattutto per le parole che ci ha dato durante la sua omelia.
per noi motivo di profonda riflessione. Dico solo che quando lei ha parlato più volte di varcare la porta santa, ho pensato come il Signore fosse lì ad attenderci, no? Come ci dice sempre il Papa, che il Signore è pronto a sta lì, ci attende per rimettere i nostri peccati, per rialzarci. E oggi ho avuto questa immagine quando siamo entrati con il comandante e abbiamo baciato insieme la Porta Santa. Ho detto: forse, Signore, te sei qui e accogli questi tuoi figli che stanno a fare questo servizio particolare per la Chiesa. E esprimo anche ovviamente a Sua Eminenza Bertello e a Sua Eccellenza Vergez e ai nostri cappellani la nostra gratitudine per essere qui con noi. È stato un momento molto intenso che sicuramente rimarrà indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti, ma direi soprattutto di grande significato, perché sottolinea il forte legame tra i due corpi che per storia e tradizione hanno il compito e la missione di garantire la protezione del Papa, nonché la sicurezza e l'ordine su questo fazzoletto di terra. Come ha detto il Santo Padre Francesco alle Forze Armate e di Polizia in occasione del loro giubileo, dobbiamo sentirci strumenti di riconciliazione, costruttori di ponti e seminatori di pace, seppure nel nostro piccolo ambito, con i rispettivi compiti e competenze. E quando il comandante prima ha detto appunto che piccoli gesti possono cambiare le persone, io stasera ho pensato anche questo, no? Che questa unità è un'unità bella, che è una testimonianza. Le sfide che abbiamo di fronte sono molte e difficili. Il cammino a volte presenta ostacoli, ma ci conforta sapere che viviamo, pur in tempi di incessanti e repentini cambiamenti, presso il soglio di Pietro a servizio del Papa, che ha sempre dato e darà un contributo determinante alla storia dell'umanità, sempre accompagnati dalla provvidenza di Dio, cui affidiamo questo giubileo e il nostro comune servizio, ma anche le nostre famiglie, i nostri uomini, i superiori della sede apostolica ed i loro collaboratori. Il giubileo ci dona il senso dello stare insieme, di unire le nostre forze e i nostri ideali per affrontare il futuro con fiducia e speranza, soprattutto nel rinforzare legami solidali, non solo fra noi comandanti, già fondato sul rispetto, la sincera amicizia, la collaborazione e la reciproca stima, ma anche tra il comandante Graf e i miei ufficiali e i gendarmi e i vigili del fuoco, come tra me e gli ufficiali e tutti i cari amici della Guardia Svizzera. Svolgiamo nei ruoli diversi una grande mole di lavoro che richiede impegno e determinazione al servizio del bene comune e nello stesso tempo attenzione, sensibilità, pazienza verso le numerosissime persone che ogni giorno giungono in Vaticano. Ma quando si agisce in sinergia, soprattutto con concordia, tutto diventa più efficace. Penso davvero che nello spirito di Papa Francesco, e come da lui più volte auspicato, momenti come questo, segnato da gesti di misericordia, amore, riconciliazione, siano davvero unici ma anche di grande testimonianza. Fratelli e colleghi, in servizio in Cristo, a servizio del Vicario, per la Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa. Sappiamo di poter contare nell'aiuto e nella protezione di Maria, a cui affidiamo tutti noi.
Bene, concludiamo adesso con la benedizione finale e io vorrei così dirvi grazie anch'io per avermi chiamato a condividere questo momento. Ecco, condividiamo il servizio al Papa e alla Chiesa, ognuno al suo posto, ma tutti sono posti importanti e preziosi, perché lo sapete bene, ecco, non conta il posto che si occupa, conta l'amore, la fedeltà e la generosità con cui si compie il nostro dovere. Ma comunque è bello che ogni tanto ci sia anche la possibilità di stare insieme per pregare, perché noi siamo una comunità di Chiesa, questo stato speciale è uno stato, ecco, che si riconosce appunto nella fede, la nostra comunità si riconosce nella fede, nella preghiera. Chiediamo adesso la benedizione del Signore e lasciatemi che la dia in maniera particolare per i vigili del fuoco, che non ho citati nella mia omelia, anche se sono stati citati dal cappellano e dal comandante Gianni, ma comunque la chiediamo per tutti, per le vostre famiglie, per i vostri cari, ecco, e per tutta la comunità di servizio della Santa Sede. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Del dottor Gianni, siamo tutti invitati adesso a condividere fraternamente nel cortile della Gendarmeria ancora un momento, attorno alle 20, ecco, ci ritroviamo. La celebrazione è terminata, andiamo in pace. Andiamo.